cosa. Meno male che siamo tutti vestiti allora. Bella serata, dai. Allora, stasera possono succedere delle cose belle, ma già sono accadute, perché solo il fatto che voi siate qui è una cosa meravigliosa. Io non voglio assolutamente farvi, come dire, non vi voglio tediare tra un comico e l'altro. Io più o meno farò sempre da collante e vi dirò solo delle piccole cose, delle notizie, sciocchezze. Ma la cosa bella è che ci sono dei comici che ci vengono a trovare dopo tanto tempo, perché grazie al fatto che sono, sapete che il Macchè Comico... trova lavoro, quindi loro finalmente sono diventati famosi, conosciuti, e infatti molti dopo il Macchè Comico hanno trovato lavoro alle Poste. A noi questa cosa è bellissima, per me soprattutto, che comunque noi ci abbiamo creduto, cioè, capito? Questa secondo me è una cosa fondamentale. Macchè Comico. Mi chiamo Pino, cioè garzoni di Lino. Mi chiamo Lino, cioè garzoni di Pino. Mi chiamo Tony, di chi so i garzoni. Mi chiamo Mattia, i garzoni sono i miei. Mi chiamo Michela e vado a miscela. Mi chiamo Giuliano, io vado a metano. Mi chiamo Romina, io vado a benzina. Mi chiamo Gerciulo, io vado Formulo. Mi chiamo Clemente, sto in mezzo alla gente. Mi chiamo Guerino, sto in mezzo al cammino. Mi chiamo Ada, io sto in mezzo alla strada. Mi chiamo Galeazzo, io me ne vado a cazzo. Che comico. Claudio Sciara, dai, ha bisogno. Sono bamboccioni. Io sono uscito da casa a 16 anni. Il problema è che sono rientrato a 40. Che comico! No, io no. Ventano tutti sui provini, no, nessuno vuole dire che sto a fare i provini. Sto a fare il provino. Allora dai, a che numero stanno? Ancora. No, perché io sono sottoscritto il numero. Chi sai che numero? Questo è morto, no? No, che è stato rifiutato, ci è rimasto male. Ci è rimasto male, purello. Parli, ce l'ha. Che numero siamo? 459. Oddio, è passato! Ah no, sono quattro cifre. No, perché nel mondo dello spettacolo sai, ci vogliono i numeri. Guarda che numero è. Mamma mia. Ti come ti chiami? Te ne vai per favore? Sì, me ne vado. Come ti chiami? Agnese. Agnese, si copre Agnese. Agnese, piacere, credo che lo fate là. Chi c'è? C'è la voce per dire. M'hanno rifiutato a me. T'hanno rifiutato. Puoi salire, vuoi fare un pezzo pure tu? Come ti chiami non tu? Non c'ho i numeri, Valerio. Valerio, piacere, credo che lo fate là. Tu ti chiami? Fiorella, fai un passo, va, che io non la posso muovere. Fiorella, che te... No, te ne metti... Ma vuoi dare la mano? Guarda, via, sta diamo, non fanno sta fila del merda, dai. Scusa, io sono da Garbatella pure io. Davvero? Sì, Greta, sì, veramente mi volevo chiamare Anna Magliana, perché io sono da Magliana. No, poi ho detto, vabbè, Greta Garbatella. Piacere, Greta Garbatella. No, perché, sai, nel mondo spettacolo, oltre ai numeri, servono... E conoscenze? Io quella quanta gente conosco, però poi mi conosco a tutti, sai che faccio il voto quest'anno. Mamma mia. Che comico! La signora, devo un po'. Domande di quelle semplici, io ne so, stai alla posta, stai dietro a 20 persone e ti chiedi sempre, scusi, che è stata a fare la fila? Oh, stavamo uno dietro l'altro, siamo lì a ballarti nera, vanno qui le poste. Poi mi fai sempre, quello che arriva ultimo chiede sempre, chi è l'ultimo? Sei te, chiedi chi è l'ultimo.
già ci sta pensando con l'ombrello, tranquillo. No, perché l'avevo pensata pure io questa. Come? L'avevo pensata pure io questa. Allora, al prossimo weekend pomeriggio le prova e poi diciamo. Funziona così, ma se è candidato. Che comico! Adesso il vero maschio del nostro gruppo del Ma che comico, il vero maschio, signori, Angela De Prisco. Allora, t'avevo chiesto da sei mesi, gli ho detto non mi presenta più come la quota rosa, che mi sento è un panda protetto, proprio così. Ma non ti ho detto di presentarmi come l'unico maschio, oltre perché io sono io l'unico maschio, loro, mi dispiace. Stanno messi male. Ma hai mai visto discutere qualcuno con te? No, e allora? Dai, su. Manco tu dovresti farlo. Hai capito? Comunque, buonasera, buonasera a tutti. Ma che comico, ma che comico che sei.